Ciao ragazze, finalmente faccio questo video che da tempo che volevo farlo, ma per carenza di tempo e altro non l'ho potuto fare prima. È un video con un argomento molto particolare, vale a dire i cosmetici poco costosi, quelli di 1, 2 e 3 euro. E questo mi è passato per la mente perché ogni volta vedo che, diciamo, la maggior parte delle ragazze che fanno video di trucco e di unghie usano prodotti costosi, ma talmente costosi che c'è, cioè, chi magari le segue dice: ma io non posso fare lo stesso trucco se non ho la palette da 80 euro. Cazzatissima, esistono tantissimi prodotti ottimi che costano Allora, veramente poco. In primis gli smalti, vi dico che, oddio, certo, se prendiamo uno smalto della Kiko che costa comunque un tot, è sicuramente migliore, più coprente di uno smaltino che andiamo a prendere al mercato 1 euro. Però è anche vero che da Kiko, cioè, poi alla fine fanno sempre le offerte e troviamo gli stessi smalti a 1,50 euro. Infatti io per acquistare gli smalti Kiko per la maggior parte delle volte aspetto i saldi, ma ciò non toglie che spesso anche molti smaltini di 1 euro trovati alla fiera o nelle case del detersivo allora, vi siano faccio vedere un ottimi. po'. C'è un po' di casino. Innanzitutto volevo farvi vedere questa palettina. Va alla gradazione dal bianco al nero, sono perlati. Questa qua l'ha presi 3 euro alla fiera. Quest'altra palettina, tutta ultra scimmerosa pure Da. questa. Vi faccio vedere tutti i miei prodottini di 1 euro. Questi no, perché sono Questo così. ombretto spettacoloso, 1 euro, praticamente è della Essence, una cosa del genere. Praticamente questo qua l'ho comprato in una casa del detersivo che si chiama Tutto a 99 centesimi e vende prodotti da 1 euro ad un massimo di 5 euro, se non sbaglio. Ed è anche questa è una cosa spettacolare. Altri ombretti da 1 euro che trovo ottimi sono questi della Mace, che questi qua li ho trovati sempre nello stesso negozietto. La pecca degli ombretti di 1 euro è che rispetto a motorino, è che rispetto a quelli di marca questi sono più polverosi. Ma alla fine, cioè, basta mettere una base cremosa sotto, tipo un buon primer o la matita, e comunque non c'è il pericolo che l'ombretto vada via presto. Cioè, anche questo qua è 1 euro, sempre della stessa marca. Faccio vedere il lilla, violetto lilloso. Questa qua, una palettina carinissima. Questa qua l'ho preso sempre in questo negozietto, tutto 99 centesimi, e l'ho preso 99 centesimi. E sono appunto tre colori, bianco, grigio e nero. Il bianco e il nero sono matte, mentre il grigio è perlato. Faccio vedere. Bianco, grigio, nero. E anzi, questo qua non è molto polveroso e si chiama, non lo so leggere, Justy Cosmetics. Altri cosmetici da 1 euro che secondo me sono ottimi sono gli ombretti, questi fatti in questa specie di boccettina, e sono della Easy Paris, sempre 99 centesimi, 1 euro l'uno. Io ho comprato il lilla, il rosa e il grigio. Sono tutte e tre non shimmer, di più, sono ultra, cioè, tipo, fa casino, sono ultra brillanti, ma con una perlatezza inaudita. Vi faccio vedere il viola per farvi un po' rendere l'idea. Allora, prima si Questo speciale azzoppo applicatore a spugnetta che praticamente è una cosa fantastica. Guardate, che poi lo si può applicare così e poi sfumare col dito, o vedete, o comunque riesco a sfumare fare per la rendere spugnettina. l'idea dalla fotocamera di quanto è brillante. Quello rosa e quello nero, nero e quello grigio sono praticamente uguali. Altro prodottino fantastico di 1 euro sono gli eyeliner colorati. Sono anche questi a base glitterata, anche questi qua vanno agitati prima dell'uso comunque. E poi faccio vedere sempre il viola, hanno un pennellino ultra sottile e fa una linea delicatissima ed è ultra glitterosa, viola glitterosa. Vi faccio vedere anche quello blu.
sono quattro matite sempre della, non so pronunciare, comunque è scritto Essence, ve lo scrivo qui comunque. E queste matite io le trovo praticamente sempre nei negozietti o addirittura anche alla fiera, 1 euro a matita. E quando la temperi poi diventa bianca all'interno perché è un materiale strano. Addirittura quando le ho comprate mi dissero che ci voleva un temperino particolare per temperarle, invece no, cavolato, io ho utilizzato il classico temperino e sinceramente temperano le matite. I matitoni, quello uso per le labbra perché è un bel bordeaux, questo è per le labbra sempre. Anche un altro prodotto che mi sono trovata bene, che costa poco, sempre 1 euro, sono i lucidi anche da labbra. Vi ho fatti vedere parecchie volte nei miei video, guardate, è bello questo bordeaux, sembra scuro ma è un proprio come si vede qua nella plastica, e questo rosato è tenue. Ne ho tantissimi di questa stessa marca. L'ultimo prodotto che compro sempre 1 euro, massimo 2 euro, sono i rossetti. Faccio vedere. Questi qua sono morbidi e cremosi. Diciamo che comunque l'unica cosa a favore dei cosmetici di marca che posso dire è per gli eyeliner e per i mascara. Perché? Allora, gli eyeliner e i mascara io li ho utilizzati anche, li ho voluti provare anche dei cosmetici questi qua di 1 euro, 2 euro. Il problema degli eyeliner è che certe volte, diciamo, ne ho provati 4 di questi qua poco costosi e 3 su 4 mi sono risultati praticamente trasparenti. La linea invece di venire nera diventava, era praticamente un grigio, uno strano grigio, infatti dovevo ripassare 2-3 volte l'eyeliner per avere un bel effetto nero, mentre comunque questo con l'eyeliner di marca non succede. Ho il mascara, ho provato quelli che non sono di marca e praticamente mi è successo che appena lo aprivo, dopo una settimana aperto di utilizzo, mi diventava grumoso, praticamente si seccava. Sono una che ci tiene particolarmente perché non voglio la pelle a chiazze o la pelle troppo grassa. Fondotinta, quindi anche quello preferisco spendere un po' di più e comprarlo di marca. Quindi diciamo pure che stessa cosa per il primer. Diciamo pure che nelle cose in cui posso risparmiare risparmio, nelle cose in cui tengo alla qualità spendo un po' di più. Voglio terminare questo video dicendo una buona parola su una marca italiana che è molto discreta, non è ottima, è comunque una marca discreta e che come rapporto qualità e prezzo diciamo che è ottima perché le cose costano veramente pochissimo. Questa marca è Lastra. Io dell'Astra ho provato i mascara, sono discreti, gli eyeliner anche sì, si seccano un po' subito ma comunque sono belli neri corposi, e gli ombretti sono anche, hanno una buona coprenza, un po' polverosi ma comunque hanno una buona coprenza, e i rossetti sono belli cremosi, i fard anche hanno veramente una bella varietà. Comunque sì, se Lastra diciamo è una delle poche marche che comunque un po' più conosciuta, è italiana e ha dei prezzi veramente bassi. Poi, vabbè, certo, anche la Kiko ha dei prezzi molto bassi, solo che ce li abbassi quando fa i saldi, quando ci sono gli sconti. Fuori sconto i prezzi salgono, no, del doppio, di più. Esempio palese, gli ombretti non li possono vendere a 5-6 euro, che poi quando ci sono gli sconti addirittura certe volte li abbassano a 1,50 euro. Cioè se voi vendete un ombretto a 1,50 euro vuol dire che già ci guadagnate. Quindi perché senza sconto lo dovete vendere a 6 euro? Cioè per ogni ombretto quanto caspita ci guadagnate? Comunque questo qua era appunto per farvi vedere un po' tutti i miei trucchetti cosmeticini che ho, che costano sotto le 3 euro. E questo video è anche per farvi capire che anche prodotti poco costosi possono essere ottimi. E basta, tutto qua. Spero che il video possa essere utile o comunque interessante. Un bacione a tutte, ciao ragazze.